Il tema degli anziani delle RSA ritorna prepotentemente alla ribalta delle cronache perché la curva dei contagi è di nuovo tornata a salire. Quindi con Massimo Tedeschi, giornalista, scrittore e collega, affrontiamo brevemente questo tema proprio per cercare di capire quali siano state le problematiche. Sono stati commessi enormi errori nei confronti degli ospiti delle RSA, le residenze sanitarie assistite in Lombardia. È una denuncia fatta non da personalità sovversiva, ma dai presidenti degli ordini dei medici di tutte le province della Lombardia che hanno detto alla regione: attenzione, sono stati fatti gravi errori che hanno favorito il contagio all'interno delle RSA, hanno fornito delle indicazioni contraddittorie e hanno aumentato il numero di morti. Oggi il problema è duplice: da un lato garantire la protezione sanitaria, la protezione dal virus degli ospiti delle RSA, parliamo di decine di migliaia di ospiti in Lombardia. Ma dall'altro il problema che diventa sempre più urgente, che le famiglie avvertono sempre di più, è quello che si dia l'opportunità alle famiglie di avere un minimo di relazione con questi ospiti, con questi anziani, perché ne va della qualità della vita. Anziani che sono stati chiusi, protetti per 6, 7, 8 mesi, sono stati sottratti a qualunque contatto con le famiglie oppure a contatti periodici molto lenti, accusano una decadenza cognitiva, accusano delle sofferenze affettive fortissime. Stiamo sottoponendo migliaia di anziani nella nostra regione a condizioni di vita non diverse, non troppo diverse a quelle a cui sottoponiamo i condannati per reati di mafia sottoposti all'articolo 41 bis. L'isolamento comporta un'enorme sofferenza per questi anziani ed è un tema su cui bisogna riflettere per cercare di mitigarlo, di ridurlo, di offrire a questi anziani un minimo di dialogo, di relazione con le loro famiglie di provenienza.